Il parcheggio del Baldaccio, quello che gli aretini non hanno mai amato, torna nelle mani del comune di Arezzo. Il comune lo riacquisisce a costo zero. L'indennità da versare al concessionario come ristoro per l'anticipata risoluzione del diritto di superficie pareggia il debito maturato dal concessionario stesso nei confronti del comune. Ora il sindaco Ghinelli vuole puntare forte su questo parcheggio e farlo diventare il perno centrale per tutti quelli che vorranno accedere al centro storico. Saremo efficace al parcheggio Baldaccio che ne ha perso negli anni, perché l'attuale gestore, questa società del gruppo Impregilo, di fatto non ha nelle sue corde la gestione dei parcheggi e quindi lo faceva sopravvivere in maniera più o meno sufficiente. Noi vogliamo dargli una rilevanza importante perché è alle porte del centro urbano, c'ha 1000 posti auto, di cui 800 a rotazione. Possiamo trasportare lì una parte dei posti che ci sono oggi occupati alla Cadorna, istituendo inizialmente anche un sistema di bus navetta in modo tale che chi parcheggia al Baldaccio possa arrivare facilmente alla sua destinazione, che in genere è Piazza Guido Monaco, zona limitrofe. E poi non ci scordiamo che grazie ai fondi ormai in dirittura d'arrivo sul recupero delle periferie degradate ci sarà anche la realizzazione del secondo tunnel rispetto al rilevato ferroviario, quindi un sistema stradale nuovo, per cui sarà anche più facile entrarci al parcheggio Baldaccio. Non ultima, perché è una notizia ormai anche questa che sta circolando, la possibilità di dare corretta esecuzione allo sviluppo urbanistico dell'ex scalo merci. Quindi Baldaccio diventa un elemento importante di una zona di Arezzo che cambierà veramente volto. Tutti i sindaci, Lucherini, Fanfani, hanno provato a riprendere in piena proprietà il parcheggio che chiamiamo Baldaccio e nessuno c'era riuscito. Io sono molto contento di essere riuscito in un'impresa. Devo dire che gli uffici sono stati veramente encomiabili perché hanno lavorato bene, hanno costruito tutto il filo logico delle delibere, dei dati di fatto per dimostrare che per il Comune è comunque una cosa vantaggiosa riappropriarsi di questo bene.